ormai è un appuntamento molto aspettato da tutti i nostri laureati. Questa è la terza edizione che organizziamo e devo dire che tutti gli anni è una riconferma di interesse sia da parte delle aziende, che sono sempre più numerose. Quest'anno abbiamo superato la soglia delle 70 aziende, l'anno scorso eravamo a circa una sessantina, sia da parte dei laureati, che hanno sempre tantissimo interesse a partecipare a queste iniziative. Lo vediamo anche dall'affluenza agli stand massiva. Come Ateneo stiamo investendo significativamente insieme a tutta la componente docente tecnica amministrativa per favorire il placement dei nostri laureati. Quali sono le competenze per affrontare le nuove sfide del lavoro? Sicuramente oggi molta flessibilità, molta disponibilità, conoscere l'azienda, avvicinarsi alla sua mission e alla sua vision e avere lo stimolo a fare anche cose nuove, a sperimentarsi. I profili su cui noi spaziamo, indicativamente proprio per l'internazionalità dell'azienda, tutti. Puntiamo in questo momento moltissimo sugli ingegneri, ingegneri elettronici, elettrotecnici, informatici, meccanici, così come anche profili da poter inserire nel ramo legale o economico, però sicuramente gli ingegneri sono quelli che in questo momento stiamo ricercando per la maggior parte. Quali sono i profili, diciamo, che cercate? Ma fondamentalmente dal punto di vista delle lauree, a seconda poi del percorso che possiamo poi sviluppare all'interno dell'azienda, dalla laurea in economia, che è sicuramente la più idonea per un percorso in banca, però anche statistica, matematica, fisica, perché chiaramente sviluppando poi il tema del modeling nel rischio è ovvio che sono delle lauree che ci interessano. All'interno di Unicredit ci sono parecchi mestieri, quindi poi fondamentalmente se anche troviamo dei giovani brillanti che hanno un percorso umanistico, non li scartiamo assolutamente. Sono uno studente in direzione aziendale, ho 25 anni, sto terminando il mio percorso accademico, mi laureerò in meno di un mese e quindi ecco, mi sto avvicinando dopo un'esperienza lavorativa nel 2014 definitivamente al mercato del lavoro, per cui oggi sono qui per cogliere le opportunità che ritengo più importanti o, come dire, più allettanti per il percorso professionale che vorrei fare. Fine marzo mi laureo alla magistrale di lingua, società e comunicazione in inglese e francese, quindi visto che il Career Day l'hanno fatto nel mese in cui mi laureo, speriamo bene che riesca a trovare qualcosa. Sì. Cosa ti piacerebbe fare? Ma in realtà mi piacerebbe comunque lavorare nel settore linguistico, quindi nel settore commerciale estero in un'azienda, quindi mantenere il contatto col cliente, ma non disdegno anche eventuali traduzioni, ho già lavorato come traduttore e come interprete per privati, quindi questo, sì. Ingegneria gestionale, e sono un laureando triennale, sono qui per avere modo di conoscere tante aziende e di cercare di farmi conoscere anche dalle aziende, perché l'università ci forma, ma allo stesso tempo con questi eventi ci dà l'opportunità appunto di conoscere un po' di aziende della zona, che sono molto, molto importanti. Ingegneria chimica di processo qui a Bologna. E quindi stai cercando alcune aziende, hai già fatto qualche incontro? Sì, sono stato qui di fianco alla Tetra Pak e sì, sto semplicemente portando un po' di curriculum in vista della laurea, spero non troppo fra troppo tempo. Per riuscire a vedere un po' di mettermi avanti sul lavoro per il dopo, insomma.